nuova puntata di Non Solo Calcio, vi stiamo portando sulla pista di Santa Barbara dove c'è il pattinaggio, i ragazzi e le ragazze del pattinaggio del CPGA. Qui proprio sulla pista cittadina di Santa Barbara ci sono stati tanti eventi nazionali e internazionali, gli internazionali nel 2021, nel 2022 gli europei di pattinaggio, per uno sport che deve tanto all'Aquila e l'Aquila deve tanto a questo sport. Tanti nomi del pattinaggio nazionale e internazionale provengono proprio dal nostro territorio e provengono proprio dalle nostre montagne. Mario Miconi, dal 2015 presidente del CPGA, anima di questo movimento, di questa associazione. Come vedete alle nostre spalle corrono, si allenano, fanno le prove veramente decine di ragazzi, non soltanto ragazzi perché le età sono veramente le più disparate. Allora chiediamo a lui, intanto grazie Mario per averci ospitato, per ospitarci, per aver aperto le porte degli allenamenti del CPGA alle telecamere del capoluogo. Raccontaci un po' che cosa sta succedendo in pista adesso. Grazie al capoluogo intanto. Sta succedendo che stiamo facendo l'allenamento come di solito facciamo, con le tre discipline del nostro pattinaggio, l'artistico, la velocità e la scuola. La scuola di pattinaggio che è affidata a due allenatrici federali, l'agonismo alla campionessa del mondo e primatista mondiale Alessandra Susmeli e il preagonismo che alleno io indegnamente questi ragazzini che cerco di farli crescere in ogni modo. L'artistico ha un'altra allenatrice federale che è Maria Grazia Ordinelli. Facevi la battuta prima sul fatto che li alleni tu indegnamente, però al di fuori di ogni battuta risultati ne sono arrivati quest'anno. Sì, ne sono arrivati risultati, stiamo crescendo. I momenti felici di qualche anno fa con la Susmeli, anche Michela Mannucci, voglio ricordare, Gregorio D'Ugento, con i quali siamo arrivati a 12 titoli del mondo, 3 primati del mondo, tantissimi campionati europei, si sono un po' arenati dopo il terremoto e poi dopo il Covid. Adesso grazie a Dio stiamo ricrescendo, stiamo risalendo la china e speriamo che a breve possiamo riavere il nostro amato impianto sportivo che era il pattinodromo coperto di Viale Ovidio, così effettivamente possiamo riprendere la nostra attività, perché noi purtroppo non abbiamo alternative, o la pista o la strada, e i bambini piccoli su strada non ce li possiamo portare. E poi c'è anche una questione legata anche al maltempo, voi quando piove, so che avete fatto anche delle gare sotto la pioggia, ma chiaramente è più difficile. Le gare sotto la pioggia le abbiamo fatte quando ci sono gare su circuito stradale o maratone, ma per quanto concerne le gare effettivamente fatte su pista, e l'Aquila è impraticabile vuoi per le condizioni meteoclimatiche o per altro, ci trasferiamo al pattinodromo coperto di Pescara e con il pulmino facciamo su e giù e portiamo i nostri atleti ad allenarci, oppure sul circuito stradale di Porto d'Ascoli vicino San Benedetto del Tronto. Quindi c'è una grande struttura dietro, diciamo, una grande squadra. C'è una struttura molto importante che segue tutti gli atleti a 360 gradi, dalle iscrizioni ai tesseramenti, alle assicurazioni, la programmazione delle gare, il direttore sportivo sta attento a tutto. Dobbiamo programmare tutto perché altrimenti, essendo tante le discipline, tra l'altro perché noi siamo impegnati come polisportiva anche nel karate dove abbiamo atleti a livello mondiale, voglio ricordare Federico Arnone, abbiamo attività nella vela, nel tennis tavolo, quindi anche nel ciclismo ultimamente, per cui dobbiamo stare molto attenti a essere precisi, perché se la situazione ci fugge di mano possono accadere degli incidenti che poi ci creano delle negatività e dei problemi. Mario, prima hai fatto alcuni numeri dei tanti successi ottenuti anche in questi anni, vogliamo fare un po' di numeri dei ragazzi, dei vostri iscritti, perché dicevamo prima anche l'età sono le più disparate, ci sono bambini molto piccoli, penso dai 4-5 anni in su? Sì, dai 4 anni in su principalmente. Diciamo che abbiamo una scuola di pattinaggio che conta, per quanto riguarda la velocità, una ventina di praticanti. Poi ne abbiamo altri, forse 20 dell'artistico,
L'agonismo del pattinaggio di velocità conta altrettanti 16-18 atleti a seconda della possibilità di frequenza, e stiamo sui 15 atleti dell'agonismo per quanto riguarda l'artistico. Proprio domenica abbiamo fatto il saggio finale del pattinaggio artistico e voglio ringraziare Francesco Bizzarri, il presidente del CUS, che ci ha ospitato al Palasandolo degli impianti di Centicolella. Uno dei settori del CPGA per quanto riguarda il pattinaggio è quello artistico, e siamo qui con l'istruttrice Maria Grazia Ordinelli. Intanto, ciao. Grazie, ti abbiamo portato via un attimo dall'allenamento delle tue ragazze che vediamo alle nostre spalle. Maria Grazia, tu hai, oltre ad essere istruttrice chiaramente, ma insomma anche tu pattinavi. Sì, io dall'età di 5 anni che pattino. Sono della città di Giulianova e quindi è una città di sport a livello di pattinaggio artistico molto evidente, e mi sono trasferita qui come studentessa universitaria. Ormai sono in parte aquilana perché diciamo, mi piace tantissimo l'Aquila e mi sono stabilita, diciamo, stabilmente qui all'Aquila. E sì, faccio pattinaggio ormai da tantissimi anni, ormai non li conto neanche più, e con il tempo, diciamo, mi sono appassionata sempre di più, e oltre, diciamo, a fare diverse specialità, perché il pattinaggio artistico ha tante specialità al suo interno, e ho avuto la possibilità di farne diverse, tra cui singolo, che è, diciamo, una delle più evidenti nel pattinaggio artistico. Ho fatto anche gruppi spettacolo, che poi è uno delle specialità che abbiamo provato in questo anno a mettere in evidenza all'interno della nostra società. E niente, poi piano piano la mia passione si è ampliata e ho avuto la fortuna di poter prendere dei tesserini, e quindi mi sono qualificata, diciamo, sotto quel punto di vista. E poi con i bambini mi piace tantissimo, abbiamo ragazzi, bambini che partono dai 4 anni fino ai 18, 19, alcuni anche sopra i 20, quindi riusciamo a raccogliere un po' tutte le fasce d'età, è un'emozione unica. Sia... Infatti la caratteristica che vediamo principalmente anche nel gruppo del quale tu fai appunto istruttrice è il fatto che ci siano tante classi di età e magari anche le più esperte che danno dei consigli alle più piccole. Certo, è la cosa più bella, perché tante delle volte non arriviamo, diciamo, noi ragazze allenatrici a dar dei consigli, e vediamo loro che tra di loro si danno consigli e supporto, soprattutto in campo gara, che, diciamo, è la parte dove c'è più ansia, più tensione, però vedo proprio del supporto, c'è una piccola grande famiglia che piano piano si dà forza a vicenda, e questa è la cosa più bella. Si cresce tutti insieme. Da poco avete fatto il saggio di fine anno, giusto? Sì, è stata un'emozione unica, perché abbiamo ospitato anche altre società e abbiamo avuto un'affluenza enorme, sta brillante, non ce l'aspettavamo in realtà. E è stato un saggio quasi prettamente della CPGA, perché abbiamo avuto sì degli ospiti, ma che hanno comunque racchiuso piccola parte del tempo del saggio, ed è stato bello vedere, diciamo, tutto il lavoro fatto in un anno che viene, diciamo, completato come una ciliegina sulla torta nel saggio di pattinaggio. E quindi abbiamo visto le ragazze che hanno partecipato ai campionati regionali in diverse specialità, ragazze che si sono qualificate anche a livello interregionale. È stato davvero un'emozione unica, e lo dico in prima persona perché parte dell'emozione l'abbiamo vissuta proprio lì, che non nella preparazione, che, diciamo, è quella un attimo meno emozionante, ma quando vedi anche delle cose naturali e spontanee durante il saggio, lì ti riempie il cuore. Ti riempie il cuore e ti dà voglia, chiaramente dopo un po' di riposo, perché insomma la stagione è anche abbastanza lunga, di poi avere ancora più energia per ricominciare. Quando ricominciate voi? Allora, in realtà noi stiamo andando avanti con i corsi, però stabilmente credo che da inizio settembre dobbiamo riprendere la macchina, anche perché i campionati sono tanti, le specialità sono tante e le ragazze non hanno voglia di star ferme, quindi dobbiamo riprendere in fretta, e quindi torneremo subito sulle rotelle, anche perché non ne possiamo stare troppo senza. Alessandra Susmeli, campionessa del mondo, primatista mondiale, un nome, insomma, non bisogna dire tanto quando si dice Alessandra Susmeli per quanto riguarda il pattinaggio all'Aquila. Tra l'altro anche allenatrice nazionale, arrivato proprio in quest'anno. Alessandra, tu chi alleni per il CPGA? Alleno la pista sopraelevata, l'agonismo, che parte dalla categoria ragazzi 12, ragazzi, allievi junior e senior.
Che risultati ci sono stati quest'anno? Perché comunque state lavorando tanto, state lavorando bene con tanti ragazzi, oltretutto i piazzamenti sono arrivati. Sì, diciamo che stiamo crescendo abbastanza, la squadra cresce, gli allenamenti sono intensi, i risultati man mano vengono. Certo, tempo al tempo, ci vorrà tempo, comunque i piazzamenti a livello nazionale li facciamo sempre, e la nostra parte comunque la facciamo e ci comportiamo abbastanza bene per quello che mi riguarda. Per quello che ti riguarda, lo dicevamo anche prima, è arrivata questa convocazione in nazionale, che sensazioni hai avuto? Beh, per me è un onore grandissimo, sia quello comunque far parte della nazionale sia da atleta che da tecnico. Mi hanno inserito in questo staff, ne sono fiera, ne sono orgogliosa, ne sono contenta e lo ringrazio con onore. Veramente un onore appunto vestire la maglia della nazionale. Diciamo che più o meno per la maggior parte degli sport si finisce adesso a giugno le attività e si ricominciano quando inizia più o meno la scuola. Vuoi dare un'indicazione, un invito ai ragazzi, ai bambini, anche ai genitori, insomma, che vorrebbero che i loro ragazzi facessero questo sport? Beh, comunque diciamo, questo sport, oltre ad insegnare il pattinaggio, l'equilibrio e tutto, comunque insegna lo stile di vita, ti forma il carattere, ti forma ad affrontare comunque tutte le difficoltà che ci possono essere anche nella vita quotidiana, superando anche gli ostacoli con i pattini, si possono superare anche gli ostacoli nella propria vita. Carla Di Stefano è allenatrice di secondo livello dei bambini, proprio della scuola del CPGA. Carla, tu di dove sei? E soprattutto tu, chiaramente, prima di essere allenatrice sei anche una sportiva, perché insomma pattini. Allora, io sono di Avezzano e sono venuta qui all'Aquila per studiare e sì, ho iniziato come atleta a 4 anni e non ho mai smesso. Poi la passione era così forte che ho voluto anche trasmetterla a dei giovani atleti e quindi ho iniziato a fare l'allenatore. Tu hai iniziato a 4 anni, hai dei bambini che partono da quest'età, alleni qualche bambino così piccolo? Sì, certo, io mi occupo dell'avviamento, in cui proprio prendiamo tutte le età, la fascia d'età dai 4 anni ai 12 anni, quindi ci vengono anche i bambini piccolissimi che devono imparare a pattinare da zero, insomma, sì. Quali sono le difficoltà principali? Perché magari all'inizio immagino che, insomma, la paura di cadere, alla fine si fa tutto come un gioco. Sì, no, noi facciamo sempre tutto come un gioco perché il bambino si deve divertire prima di tutto. E di solito i bambini magari hanno più difficoltà a capire il fatto che hanno le ruote sotto e quindi ad alzare i piedi. Però poi dopo, piano piano, prendono sicurezza, iniziano a fare anche dei piccoli saltini, fanno tutto. Abbiamo visto anche i vostri allenamenti che sono proprio volti a far prendere a loro chiaramente più sicurezza. Vuoi dare un consiglio ai genitori di bambini che magari vogliono fare pattinaggio a venire ad allenarsi con voi? Beh, ai genitori direi innanzitutto fategli fare sport, indipendentemente dal tipo di sport, perché comunque li fa crescere, li fa ambientare anche in situazioni diverse da quelle che possono essere la scuola. E nulla, di farli provare, di non spaventarsi se cadono, perché tanto si rialzano, e comunque siamo noi qui ad aiutarli a rialzarsi e a imparare.